Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Il gruppo Acea ha aderito anche quest'anno alla 30ª giornata mondiale dell'acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, con l'obiettivo di tutelare una risorsa così preziosa. Da Frosinone a Pisa, passando per Benevento e Terni, in tutti i territori gestiti dalle società idriche del gruppo, si sono svolti eventi con lo scopo di diffondere una nuova cultura dell'acqua. Il gruppo, inoltre, ha lanciato una campagna nazionale di sensibilizzazione proprio su questa tematica. A Rieti, Acea con Acea Ato 2, insieme alla Diocesi e all'Associazione GECO Agri Land Italy, ha presentato il progetto Itinerari turistici alla scoperta delle acque d'Italia, una rete di percorsi collegati da 10 totem interattivi, tramite i quali è possibile collegarsi al Museo Immersivo Acea e ripercorrere in 3D le strade dell'acqua, dalle sorgenti fino al rubinetto di casa. Abbiamo raccolto il contributo di Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del gruppo, intervenuto alla presentazione. Sì, un evento importantissimo all'interno della Giornata Mondiale dell'Acqua, soprattutto celebrarla qui a Rieti, che è un territorio così pieno di acqua, appunto, e poi molto strategico per quanto ci riguarda, avendo qui una delle opere di prelievo più importanti, che è il Peschiera, e sono particolarmente contento di averlo vissuto qui e mi auguro che si possa continuare a lavorare correttamente e soprattutto essere di supporto in questa provincia per la realizzazione di progetti connessi al PNRR. Voltiamo pagina e parliamo di accoglienza. Dall'inizio del conflitto in Ucraina sono stati accolti in Italia ben 60.000 profughi. Il gruppo Acea non è rimasto indifferente e ha deciso di aprire una sottoscrizione interna per raccogliere fondi e beni da destinare a sostegno dei moltissimi profughi che stanno lasciando il loro paese. Le donazioni, aperte fino ad oggi, saranno destinate alla comunità di Sant'Egidio e alla Basilica di Santa Sofia, che provvederanno a informare i donatori sull'utilizzo dei fondi ricevuti. È possibile inoltre dare un contributo materiale consegnando presso alcune sedi aziendali farmaci e beni alimentari che saranno successivamente recapitati da Acea alla Basilica di Santa Sofia, che provvederà a distribuire il materiale alle nazioni confinanti e ai profughi in arrivo a Roma. Acea Christmas Contest è l'iniziativa che il gruppo ha promosso per i suoi dipendenti e collaboratori durante le scorse vacanze natalizie. Una sfida culinaria con lo scopo di riprodurre nel migliore dei modi i piatti del ricettario, la sostenibile leggerezza del gusto. A giudicare i piatti è stata una giuria della Federazione Italiana Cuochi che ha selezionato i finalisti premiati lo scorso 17 marzo dai vertici aziendali e dallo chef Francesco Garbo. A conclusione dell'evento lo chef ha realizzato una degustazione dei piatti vincitori per tutti i partecipanti. Sentiamo le parole dell'amministratore delegato del gruppo Giuseppe Gola, del vincitore del contest Filippo Arsie e di Francesco Garbo. Ingegnere, com'è andato questo evento che raccorda il coinvolgimento dei dipendenti, il divertimento e la sostenibilità? Oggi secondo me è stato bellissimo, abbiamo premiato questo Acea Christmas Contest, quindi abbiamo premiato i migliori fra tutti i nostri dipendenti che si sono cimentati nel realizzare dei piatti, nel fotografarli. E quindi associare quella che per alcuni di loro è una vera passione, che è quella della cucina, con quella della sostenibilità, perché abbiamo chiesto che questi piatti fossero strutturalmente sostenibili, così come tutto quello che facciamo in Acea. Siamo con il vincitore della Acea Christmas Contest. Che esperienza è stata? Ma è stata un'esperienza molto molto bella, non me l'aspettavo veramente di essere qui tra i finalisti e poi di aver vinto questo contest. È stato bello perché ho potuto condividere con la mia famiglia un piatto che ho preparato dal ricettario che mi è stato proposto. Veramente un bel modo di confrontarsi tra i colleghi in una maniera inusuale, diversa dall'ambito di tutti i giorni.
Che ricette sono queste qui arrivate in finale nel contest? Sono delle ricette riacchiuse in un ricettario fatto apposta, nato dalla collaborazione tra Federazione Cuochi e Acea. Il piatto vincitore sicuramente è stato un piatto che ha conquistato, anche per la sua sostenibilità per l'ambiente, un piatto preparato a crudo, quindi una tartare ben lavorata, quindi con una tecnica sapiente, ma sicuramente il risultato è avvincente per i sapori e per il gusto intenso conferito dall'uovo che è marinato. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.